viaggiatori, benvenuti in Puglia e per la precisione benvenuti nel Gargano. Mi trovo in questa terra meravigliosa immerso negli ulivi perché ho scelto di non fermarmi e di continuare a raccontare le bellezze della nostra Italia nel rispetto ovviamente di tutte le misure di sicurezza. Allora venite con me alla scoperta di questa terra. E il mio viaggio qui nel Gargano comincia nella meravigliosa Vieste. La cittadina di Vieste rappresenta il punto più ad est del Gargano. La mia passeggiata inizia dinanzi la lunga scalinata dell'amore. La leggenda vuole che salendo la scalinata in coppia e tenendosi per mano si resti legati per sempre alla persona amata. Anche la fondazione di Vieste sarebbe legata ad una leggenda, quella di Cristalda e Pizzomunno, protagonisti di un amore folle osteggiato dalle sirene che abitavano la baia. Il centro storico si trova arroccato su un costone di roccia a picco sul mare e si presenta come un intricato reticolo di strette vie. Incastonata tra un palazzo e l'altro, ecco la cattedrale, risalente alla seconda metà dell'XI secolo, che conserva ancora il suo primitivo stile romanico, mentre il campanile situato al suo fianco è in stile barocco, ricostruito dopo un crollo nel 1772. Il mio viaggio nel Gargano prosegue, ma prima faccio una tappa presso l'agriturismo Biorussi, una tenuta che si estende su circa 60 ettari con oltre 36.000 alberi di ulivo. Ed è proprio qui che assisto al procedimento di raccolta delle olive con scuotitore, uno dei metodi più comuni e diffusi in agricoltura. Il Gargano è terra di ulivi e quindi una visita qui non può che passare da un oleificio. In particolare mi trovo in quello dei Fratelli Vieste. Il territorio del Gargano è caratterizzato dalla presenza di infinite distese di ulivi e visitare un oleificio nel suo momento di massima produttività è davvero un'esperienza interessante. All'interno dell'oleificio dei Fratelli Vieste assisto alle varie fasi di produzione dell'olio, un viaggio affascinante e gustoso in una realtà produttiva che trascina l'economia locale. Qui le olive vengono lavorate secondo il metodo tradizionale con macina in pietra e spremitura a freddo oppure con i moderni macchinari. Ovviamente non posso andar via senza aver assaggiato il pregiato olio appena preparato. Ed eccomi arrivato in un altro dei borghi da non perdere in questa zona della Puglia, si chiama Vico del Gargano ed è uno dei più antichi, pensate che la sua fondazione risale addirittura al 970. Annoverato tra i borghi più belli d'Italia, Vico del Gargano sorge su una collina a circa 500 metri di altitudine ed appare sospeso tra il mare Adriatico e la foresta Umbra. Rispettando la medievale divisione in rioni, ancora oggi questo borgo appare diviso nei quartieri di Civitaterra e Casale. Il modo migliore per visitarlo è perdersi in quello che appare come un vero e proprio labirinto di stretti vicoli ed antiche abitazioni in pietra. Salta subito agli occhi la presenza di numerose torri che facevano parte del sistema difensivo della città. Oggi quelle torri sono divenute abitazioni e non è raro vedere panni stesi o persone affacciate alle finestre.
Non tutti sanno però che Vico del Gargano è considerato il paese dell'amore. San Valentino infatti è il suo santo patrono e qui il 14 febbraio è festa grande. Uno dei luoghi simbolo è il vicolo del bacio, chiamato così perché è tanto stretto da obbligare le coppie che intendono attraversarlo a sfiorarsi, quasi a baciarsi. Numerose le chiese storiche. La più antica è la chiesa matrice, situata accanto al castello normanno svevo aragonese, risalente all'XI secolo. Sempre restando nel parco del Gargano, ho raggiunto la necropoli del Monte Pucci. Pensate che gli scavi che sono stati compiuti in questa zona hanno riportato alla luce sepolture risalenti addirittura al I-II secolo avanti Cristo. Tra un borgo e l'altro ci soffermiamo anche su alcuni luoghi di grande rilevanza naturalistica, come il lago di Varano, importante per la sua biodiversità, caratterizzata da una ricca flora e da una variegata fauna. Dalle rive del lago ci spostiamo in quota per raggiungere gli 800 metri di altitudine, dove si trova uno dei tesori del Parco Nazionale del Gargano. Sto parlando della foresta umbra. Guardate che meraviglia, mi trovo nella foresta umbra, il cui nome, a dispetto di quello che si possa pensare, non ha niente a che vedere con la regione Umbria, quanto piuttosto con una derivazione latina e sta ad indicare ombra. Questo luogo, vero polmone verde del Gargano, è anche patrimonio UNESCO. Negli oltre 10.500 ettari di foresta si trovano alberi con 1.000 anni di vita ed alcuni che raggiungono i 40 metri d'altezza, con diametri anche di un metro. Passeggiando all'ombra delle sue faggete vetuste, dichiarate nel 2017 Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO, vi imbatterete in numerose specie arboree, come ad esempio un bellissimo tasso di oltre 800 anni, ed ancora vedrete animali come volpi, cinghiali e caprioli. Tra i borghi da non perdere nel Gargano c'è anche Peschici, la si scorge in tutto il suo splendore già dalla strada panoramica. Il centro storico si trova cinto tra le antiche mura difensive, in cima alla rupe a picco sul mare, e si perde in un dedalo di strette vie con negozi e architetture che sembrano richiamare quelle delle isole greche. Un viaggio nel Gargano però non sarebbe completo senza una tappa in uno dei numerosi trabucchi presenti lungo la costa. Se ne contano 7 ed alcune di queste antiche macchine da pesca utilizzate per decenni dalla gente del posto sono state trasformate in luoghi davvero originali, dove pranzare in riva al mare o sorseggiare un aperitivo al tramonto. Proprio qui, da uno dei trabucchi più belli della Puglia, qui che si conclude questo mio viaggio alla scoperta dello Sperone d'Italia, così come è chiamato il Gargano. L'appuntamento con me è per la prossima avventura.